Allora parliamo del diritto e del rovescio. Allora controlliamo un attimino l'impugnatura. Allora, la posizione della mano è molto importante. Il palmo della mano è soprattutto il cuscinetto qui del dito indice, deve andare a coprire bene il tacco qui della racchetta. Allora, poi di conseguenza il palmo della mano copre interamente questa faccia qui. Il pollice, mi raccomando, deve andare tra l'indice e medio per chiudere bene l'impugnatura. La racchetta in posizione di partenza deve essere molto lontana dal corpo. La mano sinistra, anche quella, deve andare qui sul cuore della racchetta, che è questo, con pollice e indice in questa posizione. La racchetta lontana dal corpo, le gambe anche qui divaricate, morbide. Io sono in questa posizione pronto a effettuare sia a destra il colpo del diritto che a sinistra il colpo del rovescio. Adesso analizziamo un attimino il colpo del diritto. La preparazione, da qui cosa faccio io? Porterò la racchetta bene dietro, ruotando il piede destro e portando il sinistro parallelo al destro. La spalla sinistra guarda la palla che è in arrivo, la racchetta è perfettamente dritta dietro. Quindi questo movimento qui quando va fatto? Va fatto quando la pallina sta per arrivare, anzi se noi l'anticipiamo è meglio, quindi prima che la palla batta per terra io la preparazione della la racchetta dietro deve essere già fatta, quindi io a questo punto faccio bene l'apertura, porto dietro la racchetta e metto la gamba sinistra avanti. A questo punto devo andare a colpire la palla. Dove la colpisco la palla? La colpisco davanti alla gamba avanzante, cioè la sinistra. Quindi da dietro esco bene fuori e colpisco la palla qui. Dopo aver colpito la palla finirò il colpo bene davanti agli occhi. Il busto e le spalle ruotano e si portano bene in avanti. Allora, rivediamo completa, preparazione, apertura, ruoto bene la racchetta, gamba sinistra avanti, guardo bene la palla che è in arrivo, colpisco la pallina qui davanti e finisco bene il colpo portandolo davanti agli occhi. Il peso del corpo, andrà sempre dove ho la racchetta, quindi dalla posizione di partenza io porterò la racchetta dietro, andrò leggermente col peso del corpo sulla gamba destra, appoggio il sinistro e piano piano il peso del corpo andrà sempre in avanti, poi riprendo la posizione centrale, pronto poi per effettuare anche il colpo del rovescio. Adesso lo vediamo, così lo vediamo in pratica. Vai, prego. Allora io preparo, porto bene dietro la racchetta e vado a colpire. Di nuovo, apro, faccio scendere la pallina e colpisco. Vale, apro, via, di nuovo. Vedete, apertura, quando la pallina balza per terra io ho già la racchetta dietro, quindi non faccio altro che poi andare e colpire. Di nuovo. Porto bene dietro la racchetta e via. Ok, possiamo passare al rovescio. Allora, parliamo adesso del colpo fondamentale del rovescio. Ho parlato prima del dritto, del rovescio. Cosa cambia questi due colpi? Cambiamo l'impugnatura, la posizione della mano. Allora, dalla posizione di partenza del dritto io dovrò cambiare la posizione della mano. Per quale motivo? L'ho spiegato prima anche per il discorso della volée. Noi dovremo portare la racchetta leggermente sulla nostra sinistra. A questo punto qui, se noi abbiamo l'impugnatura del dritto, la racchetta è rivolta verso l'alto. Allora a questo punto dobbiamo ruotare la mano destra verso l'interno, a far sì che la nocca del dito indice vada in linea con lo spigolo esterno. Vedete che la racchetta adesso, con questa piccola rotazione, è perfettamente piatta, rivolta alla palla che è in arrivo. Questo movimento qui va fatto nella prima fase dell'apertura, quindi nei primi 20-30 cm della preparazione per poi fare l'apertura. Quindi da qui, ecco, io cambio l'impugnatura, dritto, rovescio. Vedete che è importantissimo adesso l'apporto della mano sinistra. Quindi la posizione di partenza, io prima di portare dietro la racchetta dovrò cambiare questa impugnatura. Allora, a questo punto porterò la racchetta dietro la schiena. L'impugnatura è cambiata, allora faccio altro che ruotare il piede sinistro, portare il destro davanti e mettermi la racchetta in posizione con la punta rivolta verso il fondo campo. La racchetta è bene dritta, le braccia sono distese. A questo punto l'apertura è pronta. Non faccio altro che staccare la mano sinistra al momento che la palla batterà per terra, uscire in fuori con il braccio e colpire la pallina dove? Davanti alla gamba avanzante, che in questo caso è la destra. Quindi, rivediamo. Da qui cosa faccio? Cambio l'impugnatura, porto bene dietro la racchetta e metto la gamba destra avanti. La racchetta è perfettamente dritta, con l'aiuto della mano sinistra, stacco poi bene la racchetta e vado a colpire qui davanti. A questo punto anche qui, come per il dritto, c'è il finale sul rovescio. Quindi io da qui porto bene il braccio dietro, colpisco bene la pallina e farò bene il finale a sinistra. Anche qui il busto e le spalle ruotano e vanno dietro alla racchetta, quindi dietro per poi colpire, girare
e portare bene la racchetta fino in fondo. Quindi da questa posizione possiamo andare a colpire, vai, e vediamo, quindi cambio l'impugnatura, preparo e colpisco. Sì, porto bene dietro la racchetta e via, vedete, io cambio bene l'impugnatura, braccio dietro, apro, faccio scendere bene la pallina e via, vedete che anche qui quando la pallina passa per terra io la racchetta ce l'ho già dietro la schiena, quindi preparo, porto bene il braccio dietro, mi piego bene con le gambe, la gamba destra è a posto e non faccio altro che lasciare andare via il braccio portando bene il finale davanti agli occhi, eccolo lì. Quindi aspetto un attimino la pallina che è in arrivo e lascio andare via il braccio, di nuovo preparo, aspetto e colpisco, via, ultima, apro e via. Ok, colpi fondamentali l'abbiamo fatto, dovremmo aver finito. Ok, grazie di tutto.